Inaugurato lo stabilimento Citema del gruppo Trefin a Capua, il complesso di 4.000 metri quadri si installa su un'area che ne conta circa 16.000 nei pressi del CIRA, il Centro Italiano delle Ricerche Aerospaziali. Il progetto, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del piano organizzativo regionale, ha previsto un investimento di circa 10 milioni di euro. Ma ascoltiamo l'ingegnere Francesco Floro Flores, presidente del gruppo Trefin e l'assessore alle attività produttive della regione Campania, Amedeo Lepore. Con questo stabilimento verticalizziamo la capacità dell'azienda, che sarà in grado di fare il prodotto finito, quindi dall'ingegneria al prodotto finito. L'insediamento abbiamo scelto di farlo qui a Capua. Per motivi molto semplici, siamo di fronte al CIRA, quindi integrazione fra piccola e media impresa e società della ricerca, e poi ovviamente siamo vicino ad altre imprese campane come la Tecnam e l'OMA, per cui penso che si sia creato un distretto aeronautico senza nemmeno volerlo o senza nessuna grande strategia. Ci riesce facile trasportare anche queste nuove tecnologie. Tenga presente che la stampante 3D è l'unica in Italia ed è la seconda in Europa. E quella linea di produzione esiste solo a Francoforte nell'Airbus. Bisogna far emergere questo processo di innovazione e di sviluppo che sta cominciando finalmente a mettersi in connessione. Questo è il problema, è fare sistema. Questa industria è un'industria molto importante perché dalla meccanica di precisione si guarda all'aerospaziale, allo sviluppo di un settore fondamentale del nostro territorio, e che materiali e nuove tecnologie siano insieme è sicuramente un fatto positivo. Dal punto di vista territoriale, il collegamento di questo stabilimento con altre eccellenze della regione, a cominciare dal CIRA, fa ben sperare per la capacità nostra e degli imprenditori della nostra regione di avviare finalmente un percorso condiviso che mostri come le eccellenze non viaggiano da sole, ma si muovono come sistema della Campania. Le aziende Trefin da oltre 30 anni si occupano di engineering e di information technology, vantando numerose sedi dislocate in Italia e all'estero. Ai nostri microfoni, Valentina Floro Flores, del gruppo Aerosoft, responsabile delle controllate estere. Siamo presenti dal 2004 a Tolosa, in Francia. Abbiamo una società di diritto francese che segue il mercato locale. Dopo una ventina d'anni di esperienza su progetti aeronautici e velivoli Airbus, oggi la nostra entità francese ci consente di lavorare direttamente per il mercato locale. Abbiamo personale francese che segue le attività in loco e ci consente di partecipare a programmi di punta quali la 350, la 320, su tutta la parte di struttura dei velivoli.